assegnato al VN i campionati mondiali, poi però anche per una serie di concomitanze, probabilmente anche per una questione di problemi economici, viene rinunciato, sì, e credo che la federazione stia sondando il terreno e prendendo diversi contatti per vedere chi può organizzare così i campionati del mondo, che ripeto sono campionati estremamente complessi, sia per il numero di persone, il numero di ginnasti che partecipano, perché il campionato sia per l'individuale che per la squadra, mentre in questo caso campionati europei, il campionato praticamente è di squadra. Poi c'è un aggregato, un master individuale, come stiamo vivendo, dove abbiamo solo 16 ginnasti, quindi direi che i campionati del mondo sono veramente, veramente complessi anche rispetto a questo da organizzare. Molto bello questo pivot, molto bello, questo è un AE, è un pivot perché ha il bucle dorsale, quando la landa è all'altezza del capo, quindi è alta dorsalmente, l'elemento acquista subito un valore molto alto. In questo caso era un AE dove aveva aggiunto anche una piccola flessione del busto. Bello anche questo equilibrio sempre con le carte dorsale e flessione del busto, sono tutte difficoltà. L'Eurostella è molto maturata anche rispetto alle Olimpiadi, direi, perché ha arricchito